Uomini e donne, puntata di oggi. Alessandro chiede di uscire con Roberta. La puntata si apre con Federica e Riccardo, come si era chiusa quella precedente. La tronista ribadisce che non ha cambiato idea, ma che non le dispiacerebbe approfondire un po' la conoscenza. Federica quindi invita Riccardo a lasciare il parterre del trono over per sedersi tra i corteggiatori. Tutti lo invitano a fare questa mossa, compreso Armando, che ovviamente lo attacca. Riccardo però non vuole prendere una decisione così drastica e così dice che al massimo prenderebbe prima un caffè e poi prenderebbe una decisione. Tutto lo studio si scatena contro il cavaliere, che come sempre non prende decisioni definitive. Maria De Filippi poi chiede a Guarnieri se ha lasciato il numero di telefono a qualcuno. Lui dice che l'ha lasciato a Cristina, ma la dama spiega di averlo respinto. Riccardo, alterato, dice che lo avrà fatto sempre per ciò che ha visto da casa. Cristina risponde che non può giudicare, perché non conosce Ida, ma che comunque lui è apparso poco deciso e quindi non è interessata. Riccardo replica che allora non può dire di non conoscere Ida, se ha un'idea così chiara su di lui. Armando lo accusa, dicendo che ora tornerà anche a frequentare Roberta. Maria De Filippi ironizza, chiedendo a Riccardo perché il caffè sia così importante, dice che forse il suo è un caffè diverso. Riccardo dice che sarebbe stata semplicemente un'occasione per conoscerla meglio. Chiuso questo capitolo, si passa alla Dama Gloria. Quest'ultima è uscita con 3 cavalieri differenti, ma nessuno di loro ha lasciato il segno. In particolar modo, è andata in esterna anche con Alessandro Vicinanza, però spiega di non essersi trovata bene. Lui è piuttosto assente, non le manda il messaggio della buonanotte e si fa sentire poco. Ad ogni modo Gloria chiude tutte le conoscenze, mentre Alessandro avanza a Roberta la proposta di uscire insieme. Maria resta spiazzata e gli chiede come mai prima avesse detto che gli interessava soltanto Ida. Roberta allora replica che se lui è impegnato con Ida, allora lei rifiuta e fa un passo indietro. Alessandro dice che con Ida c'è stata solo complicità, mentre lei spiega che è stata bene, è stata leggera, ma aveva precisato fin da subito che non ci sarebbe stato altro con il cavaliere. Gianni interviene per dire che invidia il carattere di Alessandro, che riesce a dimenticarsi di tutti in un attimo, passando da una persona all'altra. Tina invece chiede a Roberta quando avrà una serata libera e lei replica che appena finita la puntata tornerà a casa. Maria De Filippi chiama poi Lavinia, che però è assente in studio. La tronista rientra di corsa con il suo ventaglio e dice che era fuori perché è una persona ansiosa, soffre di attacchi di panico, ma non ne parla perché è una cosa dolorosa per lei. La conduttrice la rassicura dicendo che anche tanti ragazzi ne soffrono. Lavinia è uscita con Francesco e dice che, anche se ci sono delle cose da capire, si è ricreduta tanto e si è trovata molto bene. Francesco però appare dubbioso e lascia aperta anche la possibilità di poter essere interessato a Federica. Finisce così la puntata di oggi. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi tra Alessandro e Roberta inizierà una conoscenza? Oppure tutto finirà qui? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.